Lady Gaga potrebbe non prendere l'Oscar per Joker 2 per una cosa che nemmeno è colpa sua. Ciao a tutti, sono Marta Subì e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi parlerò di una roba allucinante, che è quasi tragicomica, che potrebbe intaccare Joker 2, che nemmeno è uscito, e la campagna Oscar di Lady Gaga, che nemmeno è iniziata. Perché, per come, roba così, ne parleremo per una situazione assurda. Prima di iniziare, se vi va di supportare il mio lavoro, vi parlo di cinema in una maniera interessante e condivido con voi riflessioni che, insomma, vi fanno vedere il cinema da un nuovo punto di vista e vi va di supportarmi, potete farlo con un like, con un commento, mi aiuta un sacco, oppure seguendomi su Instagram e TikTok. Mi aiutate un sacco anche utilizzando sul sito di Pampling, un sito di maglietta a tema cinema, il mio codice, il codice sghicio. Utilizzando il codice sghicio voi avrete un paio di calze in omaggio. Quindi grazie mille se utilizzate il codice sghicio, il codice più amato dei Chihuahua nel mondo. E se vi va di seguirmi su Instagram, taggatemi nei video dei Chihuahua, perché mi piacciono un sacco. Sto a guardare solamente quello su Instagram, ecco. Ma iniziamo subito a parlare di il delirio più totale. Allora, Joaquin Phoenix si è rovinato la carriera. Manco il tempo, ti capito? Ritornare nel mondo del cinema dove aveva fatto Dufy e aveva pigliato l'Oscar per Joker. Che succede? Succede che ha fatto una scelta del cavolo. Succede che qualche giorno fa esce fuori la notizia che lui doveva fare un film, ma 5 giorni prima dell'inizio delle riprese abbandona il progetto. Il progetto è di Todd Haynes, un regista che a me interessa molto e molto spesso fa commedie, fa, no, commedie, scusate, fa film queer con coppie non etero. Succede che quindi lui e Joaquin Phoenix negli ultimi anni hanno scritto proprio gomito a gomito questo film, un film ambientato negli anni 30 che racconta una storia d'amore tra due uomini. Inizialmente la storia era anche abbastanza abbottonata, insomma, i film di Todd Haynes non è che siano proprio così scollacciati. Ma Joaquin Phoenix entra e aiuta a scrivere questo film. E visto che è anche l'attore protagonista, spinge per fare una cosa: più scene zozzette. Il regista è un po' titubante, anche la produttrice sono un po' titubanti, perché ovviamente più il film è scollacciato, più è difficile da vendere. Quindi che cosa fanno? Dicono: ma sei sicuro? Alla fine vengono convinti e scrivono un sacco di scene super esplicite, super estreme, per quanto riguarda la coppia di Joaquin Phoenix e la sua controparte maschile. Il film va in produzione. Arriva, iniziano, devono essere, iniziare le riprese, ma 5 giorni prima di andare in Messico, quando tutta la produzione è lì, quindi macchinisti, costumisti, eccetera, eccetera, hanno fatto le prove, le location, hanno costruito le cose che devono costruire e tutto, succede che 5 giorni prima Joaquin Phoenix chiama e fa: io abbandono il progetto, non mi sento a mio agio nel girare le scene con un altro uomo così zozzette, così spinte, quindi ciao, me ne vado. Tutti rimangono con il sedere per terra. Perché? Perché ovviamente, essendo state scritte da lui queste scene, ed essendo un film a sua immagine e somiglianza, ed essendo solamente 5 giorni prima, vuol dire che loro hanno tutto pensato per Joaquin Phoenix. Quindi i costumi di scena, tutto. In 5 giorni non riesce a trovare un altro attore, fare i provini, fargli imparare la parte, preparare tutte le, non lo so, i costumi, eccetera, eccetera, tutto per quanto riguarda l'attore. È impossibile, quindi vuol dire che la produzione deve chiudere. Produzione che chiude vuol dire che tutte le cose che hanno affittato, i soldi vengono persi. Si parla di milioni di danni di dollari, cioè milioni di dollari, boom, presi e buttati così. Ma si parla anche di persone che, se i produttori perdono i soldi, le persone erano chiamate lì per lavorare, e il mondo del cinema consiste nel non avere un lavoro fisso, ma avere dei lavori, diciamo, in cui tu vieni chiamato per questo lavoro e quindi per 3 mesi sei occupato per quello e non accetti altri lavori. Quindi le persone che hanno preso questo lavoro per 3 mesi in Messico non verranno pagate, e hanno 3 mesi in cui non verranno pagate e faticheranno a trovare così sui due piedi un altro lavoro. Questo è molto molto brutto. Inizialmente si era parlato: ma com'è possibile che questo, scusami, tu prima scrivi queste scene e poi non le vuoi fare? Almeno avvisa prima che non sei così convinto di queste scene, magari ritorni indietro e metti qualcosa di un pochino più abbottonato, oppure ancora richiedi magari una controparte, come si dice, un double, una controfigura che magari fa quelle scene al posto suo, e si tentano di trovare delle cose registiche per metterci una pezza. Molti iniziano anche la polemica dicendo: una cosa del genere non sarebbe mai avvenuta se, anziché un attore etero, ci mettevano un attore gay. Allora, questa è una situazione molto complicata. Io sinceramente non sono troppo d'accordo nel limitare, diciamo, gli attori gay non etero solamente a interpretare parti gay, perché alla fine si ritrovano letteralmente imprigionati in una sorta di rappresentazione, stereotipata della loro vita privata. Invece un attore dovrebbe essere molto libero di rappresentare quello che vuole, ecco, le storie che preferisce, e trovare magari l'amore nella rappresentazione anche
in qualsiasi cosa, l'amore per una donna, un uomo, eccetera, eccetera, non dovrebbe esserci questo problema. C'è da dire che l'omofobia interiorizzata può colpire anche persone gay, però magari può essere un pochino più difficile da gestire per quanto riguarda un uomo etero. Pensate a tutte le polemiche che erano state fatte durante Brokeback Mountain, in cui proprio le persone, che i giornalisti che intervistavano Heath Ledger gli dicevano: ma non credi che adesso non sarai più un sex symbol dopo aver fatto un film in cui ami un uomo? Ed è un film abbastanza recente, non è che stiamo parlando di un film degli anni 50. È una situazione molto molto brutta, ecco. Succede che la produttrice e il produttore del film parlano, rilasciano una dichiarazione e dicono che effettivamente le voci di corridoio, ovvero quelle secondo cui Joaquin Phoenix si sarebbe ritirato per via delle scene gay, zozzette, nonostante le abbia scritte lui stesso e le abbia fortemente volute, in realtà contiene una verità. Insomma, hanno confermato tutto e dicono che effettivamente avranno milioni di danni di dollari e sono molto molto tristi per questa situazione. Prendono in considerazione anche la polemica del se fosse stato preso un attore queer questa cosa non sarebbe successa, però insomma dicono che forse non è questa la situazione. Allora, come questa cosa potrebbe danneggiare Lady Gaga? Ne parleremo. Iniziamo col dire una cosa: nessun attore secondo me deve sentirsi obbligato a fare delle scene in cui non si sente a suo agio, che siano svestite, che siano esplicite, che siano violente, eccetera eccetera. C'è però da dire che se tu hai voluto fortemente queste cose, magari accorgitene un attimo prima che non te la senti, almeno così da chiedere una controfigura, da chiedere magari un certo tipo di risoluzione registica dal non fare determinate cose, oppure semplicemente di chiedere di cancellarle. Questo non sentirsela di fare cose esplicite in un film, secondo me, ha un conto. Se tu sei ok per fare cose zozzette con una donna, ma con un uomo non te la senti, io direi che insomma devi farti un attimino un po' di esamino di coscienza per capire effettivamente se il problema è la scena zozzetta oppure che tu ti senti a disagio con un uomo. E secondo me insomma dovresti approfondire con della terapia tutto ciò e insomma elaborare tutta questa cosa dentro di te e capire insomma che forse se non vedi niente di male in una situazione non dovresti vederla nemmeno nell'altra, ecco. Ma come può essere che tutto questo possa danneggiare Lady Gaga, che non c'entra una fava? Purtroppo c'entra. Iniziamo col dire che perdere i soldi non è una cosa che piace ai produttori, e gli attori difficili non piacciono a nessuno a Hollywood, anche se sei bravo, anche se c'è gli Oscar, se rompi le scatole, rompi le scatole. Joaquin Phoenix aveva già iniziato a rompere le scatole diverse volte in passato, tra cui per esempio in Napoleon. Anche in Napoleon stava abbandonando il progetto all'ultimo, ha chiesto la possibilità di far riscrivere determinati dialoghi a Paul Thomas Anderson, che nemmeno è stato accreditato, ha riscritto un attimo la cosa, e quindi lui tranquillo e spensierato poi ha fatto questo progetto e gli è andato a schifo. A questo punto era meglio che non faceva e basta. Però vuol dire che già ha creato dei problemi in passato e adesso c'è questa cosa epocale, visto che non c'ha nessuna motivazione, tipo che ne so, ha avuto un problema in famiglia, roba così, ma questa cosa tipo le cose queer, no, ovviamente è una cosa anche difficile da far coprire dall'assicurazione. Sicuramente si risolverà in una causa milionaria, dove probabilmente o arriveranno ad un accordo oppure verrà condannato Joaquin Phoenix e dovrà pagare un sacco di soldi. Questa cosa è già successa in parte in passato e Hollywood non perdona, letteralmente. Era successo con Mike Myers, quello là che ha doppiato Shrek, che ha fatto Austin Power. Lui doveva fare un film basato sul suo personaggio di Saturday Night Live, ma poco prima, mentre scrivevano il film eccetera eccetera, si tira indietro, quindi Hollywood perde milioni. E quindi che cosa fa? Gli fanno causa, arrivano da un accordo, e uno dell'accordo è dargli un sacco di milioni più accettare di fare un film, e lì Hollywood ti punisce, ti fa fare un film del cavolo, perché se tu mi hai rovinato, io rovino te, perché Hollywood, cioè, non è che vi aiuta, ecco, non è che aiuta gli attori. Hollywood vuole usare gli attori, e se gli attori osano fare qualcosa di brutto, i produttori se la legano al dito. Quindi che cosa fanno? Il film che concordano di fare, dove Mike Myers non si può tirare indietro, è un film di merda, è Il gatto con il cappello, che in parte ha rovinato la carriera di Mike Myers, che dopo insomma chi soffia più. Secondo me una cosa molto simile potrebbe accadere per Joaquin Phoenix, e per via di forze comuni lui ha un film in uscita che è Joker 2. Secondo voi, visto che palesemente insomma questo Joker 2 già è presentato a Venezia, quindi un qualcosa di film d'autore, e visto che Lady Gaga
vuole viallo sto Oscar, non solo per quanto riguarda la colonna sonora, ma ci tiene a prenderlo come attrice. Quindi abbiamo visto già dalle scelte, non è che ha fatto scelte commerciali, ha fatto delle scelte che proprio teoricamente dovevano andare in direzione degli Oscar. Quindi A Star Is Born, House of Gucci, che poi è andata a finire schifo perché mamma mia che monnezza dei film. Però quando venne annunciato si pensava a questo progetto esattamente come un progetto papabile per gli Oscar. E secondo me qui in questa versione vuole avere un'opportunità per gli Oscar. Ma nonostante la performance di Lady Gaga, che magari potrebbe essere impeccabile e magnifica, qui ci sono tanti problemi. Ci sono tanti problemi che Joaquin Phoenix ha creato che potrebbero ritorcersi contro Joker 2. Uno, il velo dell'omofobia. Il fatto che lui venga tacciato come tale e che non abbia rilasciato nessuna dichiarazione pubblica per chiarire la situazione dicendo no, guardate, io mi sono sentito male, mi sono tirato indietro per quest'altro motivo, ovviamente è un problema. E ovviamente il pubblico online sta dicendo ok, lui si è tirato indietro perché c'ha qualcosa nel fare cose con un uomo sullo schermo e quindi è omofobo. Questo diciamo etichetta o percezione che Joaquin Phoenix possa essere omofobo da parte dei fan, principalmente dai fan queer, che quindi non hanno nessuna intenzione di supportare un attore di questo tipo, potrebbe ledere il successo di Joker 2. Perché tantissimi fan di Lady Gaga hanno a cuore questa tematica o fanno parte della comunità. Effettivamente Joker 2 sarà boicottato dai fan queer, quindi sarà un flop per questo? Secondo me assolutamente no, ecco. Però ovviamente l'alone dell'omofobia potrebbe creare molti problemi al film. Potrebbe essere un discorso che può rivenire fuori durante la campagna di promozione del film e potrebbe mettere Lady Gaga in una situazione molto imbarazzante dicendo... bello, ma vuoi chiarire questa situazione? Perché io mi sto ritrovando a fare un film con te e per forza di cose, se tu sei una persona omofoba, i fan richiedono da parte mia una dichiarazione, quindi o sto qui nel press tour e dico che te sei una persona, un pezzo di merda e mi fai schifo per questo, oppure devo sta zitta e sembra quasi che io sono d'accordo e sto d'amore d'accordo nel lavorare con una persona che è omofoba. Allo stesso tempo ci saranno secondo me degli ostacoli proprio da parte dei produttori, cioè secondo voi i produttori saranno lì con le braccia conserte vedendo Joaquin Phoenix che si fa la campagna di marketing per gli Oscar e quindi magari potrebbe tentare di essere di nuovo candidato o che il suo film possa avere successo rischiando così di, non lo so, inficiare i loro film, cioè Joker 2 di Warner Bros. Secondo voi, che ne so, non lo so, Disney, facciamo conto, oppure un'altra casa di produzione, Universal, stanno lì, Paramount, stanno lì con le braccia conserte sperando che il film di Joaquin Phoenix viene candidato e possa levare il posto a uno dei loro film, a uno dei loro attori, e vogliono vedere il successo di uno che gli ha fatto perdere milioni di dollari. Ma no, ma lo vogliono vedere totalmente distrutto. Cioè, Hollywood ha dimostrato con Weinstein, tutta sta gente, che veramente tu basta che rifiuti un invito a cena, questi ti rovinano la vita, tra un po' te fanno seguire e te tentano di distruggere la vita per sempre. Figuriamoci se gli hai fatto perdere i soldi, che è la cosa su cui Hollywood tiene di più. Secondo me è molto probabile che quando uscirà Joker 2 inizieranno a uscire cose vecchie di Joaquin Phoenix un po' controverse o addirittura magari anche di Lady Gaga stessa, con campagne di marketing che tentano di distruggere il film, così sarà un competitor in meno per gli altri produttori per quanto riguarda soldi al botteghino o durante la campagna degli Oscar. A livello collaterale, però, questo potrebbe danneggiare Lady Gaga, che non c'entra niente con questa situazione, e la sua possibilità di vincere l'Oscar di nuovo, per assurdo poraccio, viene distrutta prima da House of Gucci, che viene fuori una monnezza indescrivibile, e qui da una questione che lei non c'entra niente, da un comportamento non professionale per un altro film da parte della sua co-star. Quindi, cosa ha fatto Lady Gaga? Secondo me in tempo molto molto furbo ha fatto una cosa. Ha tentato di riappropriarsi del progetto, di diciamo la fase, l'era Joker 2, tentando di spostare la narrativa. Non a caso, dal nulla, esce fuori un nuovo singolo di Lady Gaga, con un titolo che sembra tipo Passa miglior vita, con un sorriso sulle labbra, che quindi sembra ricordare, fare un riferimento, diciamo, a quindi il mondo Joker Harley Quinn, ma anche a livello estetico il video con Bruno Mars che ricorda gli anni 70, che sembra proprio il clima in cui è ambientato un pochino Joker, con lui che ha questo abito che ha esattamente quel taglio, anche il trucco, la palette cromatica sembra veramente ricordare il film di Todd Phillips,
Secondo me vuole un po' riappropriarsi, avviare da subito, prima che lo scandalo diventi ancora più grande per quanto riguarda Joaquin Phoenix, vuole immediatamente avviare la sua campagna di marketing, diciamo, per la nuova era, probabilmente il nuovo album, e la sua crociata per l'Oscar prima che la distruzione Joaquin Phoenix possa portare dentro anche Joker 2 e anche lei. Dice, io intanto mi avvio, così insomma io divento una narrazione a sé stante, Harley Quinn, il mio personaggio, diventa una narrazione a sé stante, Joker 2 diventa una cosa diversa, viene consolidata in modo che tutta sta roba del progetto di Todd Haynes e Joaquin Phoenix diventa una roba legata solamente a lui, che non si può protrarre fino a quando inizia il nostro discorso, perché io il mio discorso già l'ho iniziato, già l'ho avviato e ormai è diventata una cosa differente. Riuscirà nell'intento? Io spero di sì, ecco, secondo me la campagna per Joker e quell'era è un po' troppo presto, visto che il film dovrebbe uscire a settembre-ottobre, quindi secondo me adesso ad agosto è un po' troppo presto, però magari funziona, che ne so. Onestamente, molto spesso qui demoliamo Lady Gaga, però in questo caso, poraccia, non c'entra veramente niente, c'ha una sfiga allucinante, perché veramente prima House of Gucci con veramente delle scelte abominevoli da parte del regista, del suo accento italo-americano. Ora questo sembra veramente una sfiga dietro l'altra per quanto riguarda la sua campagna cinematografica. Boh, Joker 2 sarà bello, sarà brutto? Io non lo so, non credo che lo vedrò a Venezia, probabilmente lo vedrò con voi quando uscirà, ecco, e ne parleremo. Magari la performance di Lady Gaga è talmente travolgente, i fan riusciranno talmente tanto a perorare la sua causa che magari il film Joker 2 non ci avrà nessuna nomination e l'unica ad avercela magari sarà Lady Gaga con una canzone e con la sua performance. Potrebbe essere, però vediamo. Joaquin Phoenix, follia, diciamo, si è giocato probabilmente la sua carriera, forse sì, insomma, ci ha fatto abbastanza sordi, insomma, tra lui e Rooney Mara sicuramente cascano in piedi, visto che lei, capito, c'ha i genitori ammanicati nel settore, alla fine è una raccomandazione al marito e al padre dei figli, sicuramente si troverà, quindi non è che rimangono con una scarpa e una ciabatta. Dall'altra parte Lady Gaga, come gestire la cosa? Sembrerebbe bene, però vediamo un po', ecco, vediamo, poraccia, stavolta sinceramente non c'entra proprio niente, quindi spero onestamente che non tocchi lei, che non tocchi, non arrivino a fare interviste tipo, cosa ne pensi di lavorare con Joaquin Phoenix, ti dovresti discostare da lui visto che ha fatto questa scelta, insomma sarebbero situazioni un po' a casaccio, ecco. Però vabbè, questo era tutto, fatemi sapere che cosa ne pensate, se siete rimasti fin qui, lasciatemi qui sotto un emoji a tema rosso e blu, scegliete voi qual è dei due che preferite. Grazie mille ancora e fatemi sapere cosa ne pensate, sono molto curiosa e a me questa roba affascina sempre un sacco, vediamo come sarà la campagna per Joker 2. Spero però Lady Gaga, Stefani, per favore, meno interviste con te che dici che sei andata in ospedale psichiatrico, che stavi con una camicia di forza, te prego, questo no, 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 no. Ma questo era tutto, ciao!